pomeriggio e buon lunedì amici di Gossip Mania, siamo ritornate come promesso più cariche che mai per commentare tutti gli avvenimenti del weekend e finalmente possiamo commentare anche la serata finale di Sanremo, ma ritorniamo più forti che mai anche su tutti i gossip del periodo, quindi ci sarà molto da chiacchierare, ovviamente lo farò con Elvira Vigliano, ciao! Ciao Alessia, ben ritrovata! E soprattutto ti vedo in grandissima forma nonostante tu abbia partecipato a Sanremo come una della regia praticamente. Sì, ormai sono dei miei figli, cantanti di Sanremo, veramente li ho coccolati, li ho amati, li ho odiati per tutta la settimana. In forma, non lo so, forse un po' di borse sotto gli occhi. È meravigliosa. Grazie, grazie. Anche tu, e anzi, buona giornata internazionale della donna. Auguri, auguri, auguri a noi perché abbiamo la forza di rialzarci sempre nonostante tutto. È vero, viva le donne, lo possiamo dire, lo possiamo dire. Bene, entriamo subito nei nostri argomenti preferiti e prima di parlare anche ovviamente di amore e di donne, parliamo del Festival di Sanremo. Strano. Strano, strano. Esatto. Oggi vi promettiamo che sarà l'ultima volta, almeno l'ultima volta ufficiale che ne parleremo. Esatto, per quest'anno, perché poi già si pensa anche al prossimo anno, le varie indiscrezioni, avevamo detto Amadeus che prima ha detto no, non ci sarà ancora la mia partecipazione, poi un po' ha fatto macchina indietro. Sì, anche perché questo abbraccio che c'è stato finale, che è stato poi pubblicato dai social di Giovanna, la compagna di Amadeus, ha fatto un po' commuovere. Effettivamente in questi 5 giorni sono stati l'uno alla spalla dell'altro, anche in una situazione così particolare, quindi devo dire che credo che sia una coppia che funzioni non soltanto sul palcoscenico ma anche nella vita reale. Poi ci sarebbe effettivamente ancora un'altra chance e l'opportunità di condurlo ancora una volta ma davanti al pubblico, si spera, il prossimo anno. Speriamo di uscirne vincitori da questa terza ondata che ormai ci sta travolgendo senza fine. Siamo in zona rossa oggi in Campania, quindi insomma si prospetta una Pasqua un po' difficile. Eh sì, la seconda consecutiva, ma come abbiamo detto non molliamo, quindi è un po' il tema della settimana e della puntata. Già si parla anche del post Amadeus, prima di commentare ovviamente ciò che è successo nella serata finale, e alcune indiscrezioni davano ovviamente i riproporsi, come detto giustamente tu, della coppia Amadeus Fiorello anche per il prossimo anno, quindi magari adesso sono ancora reduci dal grande sforzo di questi 5 giorni veramente impegnativi, e si parla anche di Mara Venier, come avevamo già detto, e anche l'ipotesi di Alessandro Cattelan, chissà. Diciamo che si tratta comunque di due conduttori completamente diversi perché diciamo hanno una verve distinta, però io ci vedrei personalmente Mara Maionchi. Oddio, adoro! Io ce la vedrei personalmente perché insomma darebbe quel brio in più al festival. Parlando di Cattelan, insomma è un personaggio che è molto amato anche parlando dei social, perché comunque è una persona, un giovane che riesce ad essere in ogni situazione unico. Nel caso di Mara insomma lo sappiamo, è la madre e la zia un po' di tutti, e insomma anche quel messaggio che ti ho mandato ieri relativo a quel posto fa dimostrare come Mara senta effettivamente il festival come un suo figlio. È vero, è verissimo, infatti ieri poi è stata protagonista di un pomeriggio, possiamo dire, che poi è finito in serata, che ha riassunto un po' tutte le giornate del festival. Festival che ci ha tenuti incollati, per chi ovviamente ce l'ha fatta, io ce l'ho fatta, ma con risultati un po' pessimi poi nella giornata di domenica, ovviamente perché ho dormito veramente poco e terminato più o meno alle 3:20, poiché alle 2:10 è stata letta la classifica finale ed hanno poi riaperto il televoto. E qui ci sarebbe da parlare per secoli e secoli, perché appunto contro ogni previsione possiamo dire, la classifica delle 3 posizioni, quindi dei 3 finalisti, ha sconvolto un po' quella che era la classifica prima dell'ultima serata. Infatti ha visto arrivare in finalissima Ermal Meta, ovviamente, che è stato uno dei favoritissimi della settimana di Sanremo e sempre costantemente al primo posto di tutte le classifiche. Poi grande recupero per la coppia Francesca Michelin e Fedez,
E poi lì, ovviamente, da outsider, i Maneskin. O Naziskin, insomma. Esatto, dipende dal modo di dire di Orietta Berti. E la differenza, ovviamente, Elvira l'ha fatta il televoto e io aggiungo il televoto alle 2 di notte. Sì, e questa cosa fa pensare, insomma, ci sono stati parecchi problemi da questo punto di vista perché non tutti erano d'accordo. Gli stessi Maneskin, insomma, non si aspettavano questa vittoria, che è stata per certi versi disarmante, e sono effettivamente commossi. Devo dire che però mi ha stupito la reazione di Fedez e della Michelin, che comunque hanno, insomma, con affetto ceduto questo primo posto. Devo dire che questa classifica era completamente diversa da tutto quello che avevamo anche immaginato noi. Ovviamente Ermal Meta era tra i papabili, sì. Però molti sono scomparsi da questa classifica e fa pensare che ci sia qualcosa che non vada. Sì, leggiamo anche un po' la classifica, ovviamente grande vittoria dei Maneskin come tutti sapete, poi secondo posto per Fedez e Francesca Michelin, Ermal Meta al terzo posto, 4 con la Pesce di Martino, al quinto posto Irama che seppur abbia visto il festival dalla camera d'albergo ma ha ricevuto ancora tanti consensi. Certo, è stato uno, diciamo, dei protagonisti di questo Sanremo perché insomma da casa, comodo, con le pantofole, è riuscito comunque a tenere la sua canzone in vetta. E ripeto, insomma, è stata una situazione un po' particolare, però rimanere comunque alti in classifica è una vittoria per lui. Eh sì, poi la canzone sta piacendo veramente tanto, al sesto posto Willy Peyote, che ha ricevuto poi un premio della critica insieme a Con la Pesce di Martino, che hanno conquistato un altro premio. Al settimo posto Annalisa, che era tra le favorite, all'ottavo posto Madame, che ha ricevuto il premio come miglior testo di Sanremo, al nono posto Orietta Berti. Lei onnipresente. Su Madame il testo penso che se lo siano andati a leggere perché avevamo dei problemi di comprensione, però insomma Orietta nazionale, un'Orietta nazionale che, diciamo, ha risvegliato anche l'affetto da parte di giovanissimi, e devo dire che questa cosa io non me l'aspettavo perché Orietta Berti, insomma, rappresenta anche una generazione totalmente diversa. Certo è che fa gola a molti anche per i suoi modi di fare, tant'è vero che ieri ha salutato Amadeus con ciao Amedeo, quindi insomma sono tanti piccoli dettagli che fanno un po' colpire, che attirano l'attenzione ma che però la rendono comunque una mamma di tutti. Per quanto riguarda invece Annalisa, è stato un po' deludente questa posizione perché fin dai primi giorni, insomma, era tra i primi tre. Quindi questo faceva pensare che potesse fare molta strada. Devo dire che però questa canzone forse è una delle migliori che ha scritto finora ed effettivamente molto bella, è vero. Ci sarà, credo, un successo anche successivo. Quello che mi turba è sapere se i Maneskin riusciranno a mantenere questo standard poi. È vero, ne parleremo tra pochissimo. Prima un piccolo riassunto di quello che ha combinato Orietta Berti in settimana, poiché il primo giorno ha svelato Fiorello, è stata praticamente arrestata, sì, e fermata dalla polizia poiché ha violato il coprifuoco a Sanremo, che era in zona rossa, ricordiamo, proprio per l'occasione festival. In più, il terzo giorno poi si è resa protagonista, tra le varie cose, di questo duetto formalizzato con i Naziskin e poi, come se non bastasse, prima dell'ultima serata ha ricevuto quindi fiori come da protocollo di Sanremo, li ha lasciati in bagno cercando di annaffiarli e ha allagato tutta la stanza d'albergo. Fantastica. Una di noi praticamente. Esatto. E questa cosa devo dire che non fa altro che farla avvicinare anche a noi giovani, perché ci rendiamo conto comunque che abbiamo di fronte delle persone, anche se mature, che possono anche fare dei piccoli errori, ma riempire poi pagine e pagine di giornali per giorni. Dicevamo appunto del podio, questo televoto, il secondo televoto soltanto dedicato ai finalisti, che è partito praticamente alle 2 di notte mentre hanno iniziato a cantare Poeretti, Riccardo Fogli, Michele Zarrillo e Paolo Vallesi, dimenticati dalla molteplicità delle persone, perché alle 2 di notte poi veramente non so il pubblico in che condizioni stesse. A prescindere da ciò, ci sono state un po' di polemiche riguardo questo televoto, in particolar modo il Codacons, che ha avviato la sua nuova battaglia contro Fedez e Chiara Ferragni per i loro appelli sui social. Ovviamente Chiara Ferragni ha 23 milioni di follower solo su Instagram, quindi è normale che i suoi appelli abbiano un peso diverso, però c'è da dire che anche Rama dalla stanza dell'albergo ha fatto il suo appello per il televoto, Vasco Rossi e Piero Pelù si sono uniti all'appello per i Maneskin.
Quindi è proprio un sistema che forse andrebbe rivisto. È un sistema che andrebbe rivisto, ma che sostanzialmente colpisce poi sempre le stesse persone. Sì. Nel senso che nel caso di Rama ci troviamo di fronte ad una persona che è stata sfortunata in questa situazione. Nel caso di Fedez era stato lanciato erroneamente una piccola parte della canzone. E poi nel caso invece dei Maneskin comunque si tratta di cantanti che erano appoggiati poi da Piero Pelù e insomma Vasco Rossi. Quindi abbiamo alle spalle una rete completamente diversa. Dipende poi anche da come si strumentalizza il festival, diciamo che di strategie ce ne sono sempre, forse sono stati un po' troppo stupidini, diciamo così, a farlo così platealmente, però è ovvio che insomma una moglie, come nel caso di Chiara, insomma patteggi per il proprio compagno. Fa parte del sistema, certo. Ma assolutamente, anche perché ricordiamo che il fine ultimo del Festival di Sanremo, lo diciamo sempre ovviamente, far vincere la canzone più gradita dagli italiani, quindi il televoto ovviamente deve subentrare, e soprattutto ricordiamo anche che negli ultimi anni hanno trionfato tantissime canzoni molto diverse dallo standard di Sanremo, la stessa Soldi di Mahmood, Una vita in vacanza, La scimmia nuda balla, quindi sì. Veramente ci sono stati dei casi particolari, e quello dei Maneskin forse è il caso di una canzone più normale, rivoluzionaria in quanto genere, non in quanto vittoria di per sé. Quello che mi dispiace è che gli hanno un po' tolto l'entusiasmo, sì, hanno vero, un pochino peccato. Rotto quelli che erano gli equilibri del momento, anche perché loro erano visibilmente commossi da sì, questa vittoria. Sì, è stato bellissimo infatti. Però insomma mi è dispiaciuto, perché significava poi non premiare effettivamente la canzone, il testo, la melodia, i cantanti, ma semplicemente far finta che siano stati premiati perché appoggiati da. Quindi questa cosa rientra anche un pochino in quelli che sono i canoni anche della società moderna, insomma ci ritroviamo sempre di fronte alle stesse problematiche, però spero per i Maneskin che si lasciano scivolare tutto addosso. Ma sì, infatti, ma anche perché nelle 5 serate del festival veramente non hanno sbagliato nulla, dalle performance sono stati tra i pochissimi, lo abbiamo detto anche durante la prima puntata, live musicalmente, vocalmente impeccabile, duetto con Manuel Agnelli favoloso nella serata delle cover, quindi veramente hanno avuto tantissimi consensi per tutta la durata del Festival di Sanremo, non solo dagli adolescenti e dal pubblico che magari li ha sempre seguiti, ma anche dai più grandi, quindi è una bella soddisfazione. È una bella soddisfazione, e soprattutto dimostra la loro preparazione artistica, perché ricordiamo insomma la vocalità non è cosa da tutti, quindi se ci sono dei piccoli errori l'artista anche in un momento insomma un po' difficile come può essere quello del festival deve riuscire comunque a far sì che la propria canzone abbia successo, quindi questi dettagli fanno realmente un artista, cosa che non abbiamo visto invece in altri cantanti che hanno fatto degli strafalcioni assurdi. Sì, infatti molte problematiche per quanto riguarda anche la vocalità e le stesse esibizioni di tanti cantanti anche molto noti, e invece per quanto riguarda il resto del podio, così poi cambiamo argomento, comunque felicissimi Fedez e la Michelin, Fedez che poi ha svelato in numerose interviste post festival di essersi appellato spesso alla sua terapeuta per superare proprio questi momenti di ansia sul palco, ed è stato comunque una rivelazione molto importante, che ha dato anche il via libera allo sdoganarsi di questo argomento che per molti è ancora un tabù. Certo, è difficile insomma aprirsi, soprattutto quando si è un personaggio come Fedez, che insomma l'abbiamo visto, smalto sulle dita, insomma è un tipo un po' particolare che si maschera anche dietro questi tatuaggi. Effettivamente si tratta di una persona molto fragile che forse proprio attraverso il voler accettare questo suo problema, diciamo così, ha cercato anche di aprire la strada ad altre persone, e quindi non bisogna mai nascondersi e cercare di dire quello che si è senza avere paura. È verissimo, noi finalmente possiamo dire, possiamo cambiare argomento, poiché abbiamo parlato tutta la settimana, come è giusto che sia, poi di Sanremo, per ora ci dobbiamo dare alle nostre chiacchiere di gossip, quindi forza. Dobbiamo ritornare potenti anche sulle nostre chiacchiere, sui nostri inciuci, come diciamo spesso, anche perché ne sono successe parecchie troppe in questi giorni, quindi abbiamo lasciato un attimo da parte tutti gli aggiornamenti delle love story delle quali abbiamo parlato nelle scorse settimane,
settimana e che procedono a me a gonfie vele, quindi ne parleremo poi sicuramente in settimana, però c'è subito uno scoopone poiché Ultimo, il noto cantante romano, ha cambiato fidanzata ed è anche una fidanzata abbastanza famosa, perché infatti il nome lo leggo, Jacqueline Luna, nome particolare, meglio nota come la figlia di Eder sì. Parisi. Ci troviamo di fronte ad Ultimo e alla figlia di Parisi. Devo dire la verità che questi sono due personaggi completamente diversi tra loro, non soltanto per l'aspetto, però anche per lo stile di vita, diciamo. Devo dire che sono contenta per Ultimo perché ha sofferto non poco con la sua storia precedente, sì. Che l'ha aiutato però anche a scrivere dei pezzi di grande importanza. Spero che questo sia il momento giusto, anche perché è stato scelto un modo particolare per far sì che questa storia venisse fuori, tramite una foto sulla spiaggia ad un tramonto. Quindi insomma sono tutte... Che romantici! Tutte cose che rientrano poi nello stile di Ultimo, che è un ragazzino un po' insomma particolare, che soffre e che lo fa vedere. Sono un po' più preoccupata invece per la figlia di Eder Parisi, perché insomma non era mai venuta fuori la sua natura e forse effettivamente nascondeva questo suo essere dolce, perché per stare con Ultimo insomma devi essere una romanticona. Sì, anche se la vedo anche abbastanza pazzerella come lui poi, perché lui ha questa vena un po' rivoluzionaria dietro a tutta questa sensibilità e fragilità, e si hanno postato questa bellissima foto al tramonto, come possiamo vedere anche dalla grafica, e quest'altra foto dove poi erano in barca in una gita insieme, hanno scherzato, dice sì ora salpiamo per la Thailandia, ma ovviamente stavano trascorrendo una giornata lontani dai riflettori. Chissà cosa ne pensa la madre di Jacqueline, perché insomma anche la Parisi è un tipo un po' particolare. Un po' fumantina la Parisi, quindi insomma chissà se questo ragazzo, se Ultimo, è all'altezza della figlia, perché si creano anche queste dinamiche quando la mamma è un personaggio famoso, sarà chiamata sicuramente insomma a commentare questa relazione, però devo dire che sono contenta perché insomma ritrovare un equilibrio dopo una storia tormentata è sicuramente quello che tutti cercano. È vero, e soprattutto sono molto carini insieme. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e ritorniamo a Gossip Mania, quindi a tra pochissimo. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Gossip Mania, eccoci qui con me Elvira come sempre per commentare tutto ciò che è successo nel mondo dello spettacolo, in particolar modo anche del mondo della musica. Infatti abbiamo parlato in avvio anche della festa della donna, della libertà dell'essere donna, delle responsabilità che spesso ci sono anche nell'essere donna, e vi assicuriamo che non sono poche, soprattutto donne di carattere, donne che non hanno paura di esprimere ciò che vogliono, ciò che pensano e ciò che sentono. E questo è il caso di una grandissima cantante italiana, Paola Turci, che è protagonista del nostro prossimo gossip, poiché ha rivelato in un'intervista che finalmente ha trovato l'amore. L'amore di un'altra donna che abbiamo visto proprio in compagnia tramite le paparazzate, possiamo dire, di alcuni quotidiani, come potete vedere anche grazie alle nostre grafiche. E infatti Paola Turci ha trovato l'amore di Francesca Pascale, nota per essere Lexi Berlusconi. Sì, è proprio lei. C'è un po' di confusione. C'è un po' di confusione perché la stessa Turci ha dichiarato: sono lesbica ma sono anche etero. Quindi ecco. Insomma c'è qualcosa che non va, ma non perché insomma l'azione di per sé sia sbagliato, semplicemente perché credo che bisogna essere
chiari quando si lanciano determinati messaggi, soprattutto in un periodo del genere in cui ci troviamo di fronte anche a situazioni che purtroppo ancora non vengono accettate. Quindi credo che sia stato un'arma a doppio taglio, perché insomma in entrambi i casi ci troviamo di fronte a due donne che hanno un passato importante, con uomini importanti, e quindi questo loro aprirsi ad una nuova sessualità sicuramente le rende molto note. Queste nuove immagini che sono insomma state gossipate, paparazzate da, in mezzo alla strada, insomma, fanno pensare che la relazione tra le due vada a gonfie vele, e quest'urlo di libertà è stato sicuramente positivo e di grande esempio. Insomma, spero che si trovino anche dal punto di vista caratteriale, perché sono due donne con un carattere molto forte, che hanno sofferto anche loro molto. Diciamo che la Pascale, per aver sopportato Berlusconi per un po' di tempo, dovrebbe essere abituata, insomma, a relazioni con dei caratteri forti, diciamo così. È una donna, insomma, con molto carattere, diciamo così, perché comunque si parlava in quel caso di differenza d'età, insomma, di anche sì, stili di vita, di percorsi di vita differenti. Non so se vivono già insieme, perché ci sono state insomma delle foto un po' ambigue che hanno fatto pensare insomma che potessero condividere lo stesso tetto. Però la mia domanda è in relazione all'ex compagno della Turci. Loro vivevano insieme, avevano un cane in comune. Che fine hanno fatto? Che fine ha fatto il cane, soprattutto? Soprattutto. Chi l'ha preso? Chi l'ha preso, dov'è? No, è vero, anche perché poi leggevo appunto di questi gossip che sembra che la relazione tra Paola Turci e la Pascale sia anche di origine passata, quindi già c'era stato un avvicinamento tra le parti, già in passato c'era una simpatia, diciamo così, quindi effettivamente tutto mi ha lasciato un po' wow. Ti ha sorpreso? Sì, mi ha sorpreso molto. Ti ha sorpreso perché effettivamente non sapevamo nulla di questi sì, diciamo di questi amori, che poi devo dire da San Valentino ad oggi non si è capito più niente. È vero, infatti è il periodo. Ne sono capitate di ogni, e devo dire che forse questo annuncio fatto proprio oggi è un qualcosa di importante, di significativo. Infatti lei ha dichiarato: sono libera di amare chi voglio in questo momento della mia vita, ed è proprio questo forse il messaggio che vuole trasmettere, anche perché poi sono anche due personaggi che in passato sono state molto al centro della critica, sì, ovviamente per quanto riguarda scelte sentimentali, certo, scelte musicali, problematiche anche di salute legate alla stessa Paola Turci dopo un incidente. Quindi assolutamente forse in questo momento c'è proprio la voglia soltanto di lasciare spazio ai sentimenti, chiarire le cose e dire: sono questa, quindi ora non mi potete più attaccare, metto tutto in piazza e sono libera di essere chi voglio. Quello che però mi preoccupa è che fino ad ora non siano stati inviati dei segnali, perché insomma sì, se si è bisessuali oppure eterosessuali e così via, insomma è un qualcosa che si sente dentro, quindi forse questa libertà la reprimeva da tanto tempo, probabile, anche per il proprio ruolo nella società, quindi credo che si sia liberata da queste catene come hanno fatto poi molti artisti. Ecco, dalla musica passiamo invece al cinema, allo spettacolo, anche in questo caso una storia d'amore già ben consolidata, anche con una figlia che vola verso la sua trasformazione più bella, il matrimonio, ed è stato ufficializzato infatti la volontà di volersi sposare anche in tempi abbastanza brevi, poiché si parlava dell'estate, tra Cristina Marino e Luca Argentero, quindi finalmente questa coppia riesce a convolare a nozze. Io li amo. Sì, è vero, sono bellissimi. Sono bellissimi, e soprattutto Luca Argentè, insomma. Wow. Nulla da dire su questo ragazzo che è bello, è bravo e intelligente. Sì. E ha alle spalle insomma una storia molto travagliata con un altro personaggio televisivo, sì, molto noto, ma che non aveva le sue stesse volontà, insomma non voleva costruire una famiglia, era molto instabile dal punto di vista economico, quindi insomma c'erano parecchi problemi. E devo dire che questo annuncio è stato sicuramente molto bello, perché hanno avuto da poco questa bambina ed è stato insomma un cambiamento totale per Luca Argentero, che ha finalmente realizzato non soltanto i suoi sogni, però la sua favola.
Sì, la loro figlia Nina Speranza, con un nome quindi molto particolare ma anche molto molto bello, ricco di ottimismo, è stata poi appena nata anche al centro di una polemica più che opportuna da parte appunto dei genitori, poiché è stata, ahimè, ovviamente a sua insaputa, paparazzata praticamente da piccolissima, e si sono molto arrabbiati perché ovviamente non volevano che il viso della neonata figlioletta venisse subito pubblicato sulle pagine dei giornali a loro insaputa. Quindi si sono resi protagonisti di una campagna proprio a tutela dei propri diritti, anche perché è una cosa che purtroppo succede molto molto spesso. Ne abbiamo parlato anche con la figlia adolescente di Ilari e Francesco Totti, quindi è una cosa che si ripropone molto spesso, quindi hanno fatto valere i propri diritti da genitori e soprattutto della loro volontà di tenere lontano dai riflettori il frutto del loro amore, che poi è un amore puro. Infatti è vero, sui social si trovano ovviamente delle foto molto belle, romantiche della coppia, però non sono mai al centro del gossip, sono molto tranquilli, una coppia vera e soprattutto umile, semplice. Sì, e devo dire che credo che funzioni realmente in un mondo che ormai è quasi capovolto, in cui tutto cambia alla velocità della luce. Vedere che ci sono ancora questi principi, questi saldi principi, è sicuramente un messaggio importante. Nel caso insomma dei social, purtroppo i personaggi famosi sono sempre bersaglio di questi tentativi, purtroppo capita, e l'importante però è cercare insomma anche di trovare un equilibrio da questo punto di vista, perché loro conducono anche una vita normale quando non sono sotto i riflettori, però è ovvio che siano sempre al centro dell'attenzione. Siamo molto curiose di vedere come sarà il matrimonio, ovviamente se si dovesse svolgere proprio in estate sicuramente ci saranno delle restrizioni per quanto riguarda il Covid, però a prescindere da ciò loro già hanno detto sarà un matrimonio semplice, con poche persone, giusto le persone a noi più care, senza sfarzi, senza esagerazioni. Quindi qualche settimana fa parlavamo di matrimoni molto diversi, proposte di fidanzamento con aerei, cose veramente assurde, e qui veramente torniamo alla pura essenza, cioè l'amore. Viva la semplicità, che è quella che poi fa parte della vita, senza le cose semplici non si va avanti. Forse voler mostrare un po' troppo, questo ostentare la ricchezza, non è sempre un qualcosa di positivo, insomma. È vero, come non concordare. Noi cari amici siamo in chiusura di questa puntata di Gossip Mania, ovviamente vi diamo appuntamento a domani con tutto ciò che succederà in queste ultime 24 ore, magari faremo anche un riassuntino delle love story passate per vedere un po' come procedono, se ci sono novità tra post, cuoricini, mamme, famiglie, quindi veramente non si capisce più nulla. Amori nati, poi finiti, ce ne sono... Domani dobbiamo parlare. Domani sì, quindi mi raccomando, non mancate. Grazie mille Elvira. Grazie Alessia. Buon pomeriggio a voi, ovviamente a domani con Gossip Mania.